quest'anno 49esima edizione della Sagra della Lumaca e 10 anni della tua presidenza. Sì, ci siamo arrivati alla 49esima edizione di questa Sagra della Lumaca con i miei 10 anni da presidente e dai, è stata una decisione un po' difficile, ma con la grande partecipazione che abbiamo avuto l'anno scorso non potevamo che non ripeterla. Deborah, anche quest'anno un ricco programma a base di cultura gastronomica, ma non solo. Sì, abbiamo i nostri stand con un ricco menù, sia a base di lumaca ovviamente, ma cerchiamo di accontentare un po' tutti i gusti, quindi tutti i prodotti del nostro territorio. E poi avremo anche tante animazioni da dei gruppi, abbiamo le orchestre, abbiamo il DJ, abbiamo un altro gruppo sempre che suona il castello e abbiamo anche tanti intrattenimenti per i bambini e anche per gli adulti. Abbiamo un laboratorio di creta, quindi un po' per tutti i gusti. Anche quest'anno è previsto un servizio di navetta? Sì, abbiamo un bus navetta che ci accompagnerà proprio sotto il castello. Quanto è importante per la riuscita di un evento come questo la forza di una comunità e di tutto il volontariato che è dietro a questo evento? Ma è fondamentale, soprattutto nei paesini come i nostri, che le forze sono sempre minori e quindi dai, con la collaborazione di tutti riusciamo a portare avanti queste manifestazioni. Qual è l'ingrediente segreto di successo di questo evento? Posso dirlo, essere un pochino folli, perché comunque implica tanto impegno e sicuramente tanta passione e amore per il proprio paese. Ricordiamo le date. 1 e 2 giugno, vi aspettiamo, che offriamo anche un bellissimo panorama.